Amici di Colore Città, oggi siamo all'Expo Food and Wine presso Radice Pura di Giarre e stasera ne vedrete di tutti i colori, ma sentirete anche tanto gusto. Flex di Alcamo produce etichette. Siamo con Giuseppe Butera, amministratore delegato di Auroflex, che si occupa sostanzialmente di dirigere una serie di ragazzi, di amici che credono sostanzialmente nella nostra stessa mission aziendale. Ci pregiamo di essere tra i primi produttori italiani per quel che concerne il packaging di lusso sui prodotti enologici, sui prodotti dell'agroalimentare in generale, quindi spaziamo dai vini più o meno ovviamente appetibili ai prodotti agroalimentari, a degli splendidi oli extravergine di oliva di cui la Sicilia non può soltanto far altro che vantarsi. Ma anche confetture, packaging di altro tipo, no? Etichette per... Ecco, questa rappresenta proprio la nostra stessa mission aziendale, cioè noi cerchiamo di trasferire il lusso che abbiamo acquisito e che normalmente viene utilizzato per comunicare nell'ambito dell'etichetta del vino anche nell'ambito dell'etichetta agroalimentari, perché le nostre marmellate, i nostri mieli, le nostre confetture, i nostri pesti vanno assolutamente esaltati. E unire un packaging che sappia far sognare prima di aver degustato il prodotto. Questa è la nostra visione. Bene, grazie, a presto. Grazie. Io vorrei capire di cosa si sta parlando qui, qui. Allora, Colori di Città, buonasera, Colori di Città, arti e mestieri del territorio catanese, presenti qui al Expo Food and Wine di Giarre, nel salottino di Globus. Sta succedendo qualcosa, noi appena abbiamo visto che sta succedendo qualcosa ci siamo infiltrati. Rosa, la nostra collega, cosa sta succedendo? Io ti invito ad assaggiare questo onnivoro d'amore della signora Veronica Di Grazia, che è stupendo. Me lo fai assaggiare? Bellissimo. Bellissima questa cosa, stereofonico. Guardi, è la prima intervista che mi fanno con due microfoni, uno così. Tipo la star, no? In questo momento, signora, lei è la star e anche il suo prodotto è la star. La star è Niurudamuri. Niurudamuri non è un liquore al cioccolato, ma bensì è una cioccolata liquorosa. Che cosa cambia? Ci spieghi la differenza. Ma non è la stessa cosa. No. Di solito il liquore al cioccolato si presenta in una base... Dolce, un po' salato? No. No. Scusi, posso? Sì, esatto. Ecco, bravo. Ecco, allora, il liquore al cioccolato di solito si presenta in una base molto liquida, molto alcolica, a sapore di cacao. Bene, io ho creato un prodotto esattamente opposto. Ha creato proprio lei? Sì. Sì, la ricetta è mia, brevettata, ho cercato di trasmettere, di fare qualcosa di diverso che ci sia nel commercio, perché spesso il liquore al cioccolato è molto dolce, molto stucchevole, non riesce a prendere il secondo. Se invece crei una buona cioccolata liquorosa, diciamo che crei un dopo pasto che funge esattamente anche da digestivo, nel senso che con una nota alcolica, con una spezia che aggiungiamo, che è lo zenzero, aiuta anche nella nostra digestione. Quindi noi coccoliamo il nostro palato con entrambe le cose. L'associazione si chiama Il Mondo Che Vorrei
Noi ci occupiamo di divulgare il nostro territorio siciliano attraverso dei laboratori di cucina, quindi trasmettiamo l'amore e la passione per il cibo e soprattutto rispettando anche le tradizioni culinarie. Colori di città, alla salute. Adesso vi faccio... Non mi piace, non è vero, è buonissimo, buonissimo, complimenti. Allora, questo prodotto si chiama? Niuru da Muri. Da dove è venuto questo nome? Allora, il nome esattamente è venuto semplicemente per la passione che noi del sud mettiamo nei nostri mestieri. Noi del sud siamo molto calorosi, questa è una cioccolata lavorata con 5 processi di lavorazione solo manuali. Noi siamo bravi nel nostro artigianato perché mettiamo la passione in tutto quello che creiamo. La cioccolata è un blend che proviene dall'America Latina, quindi latini loro, latini siamo noi. Anche loro hanno la loro passione nel coltivare questo cacao. Io uso il loro cacao, che è molto particolare, dal colore un po' rossastro, che con la mia lavorazione, le ripeto, interamente artigianale e solo manuale, andiamo a ricavare un colore nero, nero come la nostra pietra lavica. Bene, grazie signora, grazie e tanto amore e passione nel prodotto e nel cioccolato. Il testimonial di questa azienda, cosa puoi dirci in merito? No, non è vero, siamo invece con Marco che è, diciamo, ci spiega un attimino la lavorazione di questi prodotti che sono esclusivamente di tipo artigianale, vero Marco? Certamente, questi sono prodotti fatti al naturale. È un'antica tecnica di produzione tramandata dal nostro padre, che è un produttore di salumi a livello internazionale, che ha lavorato in Venezuela e anche nel salumificio Lenti di Torino. La mortadella invece è un prodotto molto antico che noi maciniamo ancora come macina carne, quindi non utilizziamo macchinari infernali tipo cutter e queste cose qua, insaccata tutta a mano, impastata, e viene fatta anche le varianti della mortadella nel nostro sono di asino, che è un prodotto che va molto bene per le salubrità della carne d'asino, nel senso che ha zero colesterolo, doppio di ferro, e mix importante di proteine di carne. Bene. E poi la mortadella industriale artigianale di suino, che è il top della nostra gamma. Sapore di birra artigianale qui allo stand Bruno Ribadi con i cugini Biundo, Sandro Biundo e Vito Brundo. Sandro, parlaci un po' di questa birra, come nasce, quali sono gli ingredienti, il tipo di lavorazione. Allora, la birra intanto nasce per un progetto ambizioso, che è quello di portare un prodotto non convenzionale siciliano come la birra ad essere un prodotto quasi legato strettamente al territorio siciliano tramite l'utilizzo di materie prime siciliane come bucce di agrumi, peperosa, sommacco, carrube, uva passa, tutti ingredienti che comunque caratterizzano quelle ricette che sono ricette originali provenienti da antichi studi fatti dai benedettini tedeschi, del monasteri belga e francesi. Noi abbiamo solo sostituito parte di quelle che sono le materie prime utilizzate da loro con qualcosa che possa essere riconducibile alla tradizione, alla cultura birraia tradizionale siciliana. Quali sono le tipologie, le varietà delle birre? Abbiamo noi 5 varietà di birre. Partiamo dalla Pilsner, la birra più semplice, una bionda beverina dove utilizziamo i grani antichi siciliani. Puntiamo proprio a questo, la valorizzazione del prodotto nostro siciliano. Abbiamo poi una Sicilian Pale Ale, una birra ambrata da 5 gradi e mezzo, speziata e agrumata, bacchi di sommacco, peperrosa e agrumi di Sicilia. Passiamo già a uno stile un po' più complessi e particolari come la bianca, una birra stile Weiss belga con mandarino di ciaculli,
è il Gran Antico Siciliano Bianco Lille. Essendo una birra di frumento crudo, abbiamo voluto valorizzare quello che è il Gran Antico Siciliano Bianco Lille. La Indian Pale Ale, una birra già più alcolica, 6,5 gradi, con un retrogusto erbaceo e amaro dato dai luppoli che abbiamo utilizzato e dalle foglie degli agrumi siciliani che utilizziamo. Chiudiamo la nostra linea delle 5 birre con la Special Ale, che è una rossa corposa da 7 gradi con uva passa di Pantelleria e Carruba. Quindi abbiamo i sentori dolciastri dell'uva passa e l'aroma della Carruba. Bene, di dove siete? Noi siamo di Cinisi, in provincia di Palermo. Bene. Territorio aspro dal punto di vista delle microaziende, considerando le realtà locali. Considerate che noi siamo in piedi come azienda da un annetto, anche se produciamo birra da home brewer da più di 12 anni. E in un anno abbiamo raddoppiato la nostra produzione, abbiamo aumentato quelle che sono le linee di produzione da 3 iniziali a 5, ora quasi 6, perché abbiamo un'altra birra in cantiere. Vi aspettiamo ovviamente per scoprirle tutte anche in altre situazioni, altre eventi. Seguiteci sulla pagina Facebook e anche sul nostro sito www.brunoribadi.it. Sempre ad Maiora. Roberta, con cosa si abbina questo cioccolato? Vabbè, il cioccolato già comunque è buono da solo, senza abbinarlo con nulla, ecco. Quindi durante una pausa, anche in macchina, così, prima di un esame. In qualsiasi momento, ogni momento è buono per mangiare un buon cioccolato. Un connubio perfetto è proprio il cioccolato all'arancia con un buon rum e un sigaro cubano. E con un bel coipa come quelli che piacciono a me. Grazie Roberto. E siamo con Davide Marraffino di 3D Print Store, che rappresenta Cino Printer Caffè per l'Italia. Bene, voi di dove siete come azienda? Allora, noi siamo un'azienda giovane di Catania che ha intrapreso un percorso innovativo e ha creato appunto Cino Printer Caffè, una stampante che riesce a stampare qualunque tipo di immagine, sia in JPEG che in PNG, in degli alimenti, quindi cappuccino, crema di caffè, gelato, qualunque tipo di bevanda che sia schiumata, ecco. E che sensazione si ha al palato mentre si gusta l'immagine di un famoso chitarrista o dell'amministratore del condominio? Allora, io dico sempre, non è tanto il selfie in se stesso, però quando io la mattina vado a fare colazione e vado a vedere su un cappuccino buongiorno, sicuramente la mattina incomincia in maniera diversa. Ok, grazie, a presto. Il calice è ancora vuoto, ma Federica ci spiegherà tutte le fasi, dall'apertura alla mescita alla degustazione del vino. Federica appartiene all'Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Catania. Allora Federica, procediamo? Assolutamente sì. Grazie. Allora, è importante che l'etichetta sia sempre ben visibile rispetto al cliente, e quindi questo significa che la bottiglia non va assolutamente mossa durante l'apertura. Si cerca di fare un taglio netto esattamente in corrispondenza del collo della bottiglia. In questo modo si va a intrappolare il tappo all'interno della serpentina e si lascia l'ultimo ricciolo fuori. Dopodiché, in base poi al cavatappi, si tira fuori, tentando di fare meno rumore possibile. Ah, io mi aspettavo invece il boom. Non c'è. Non c'è non il c'è. Boom? No. Dopodiché ci sarebbe voluto anche un frangino, che in questo caso utilizziamo quello di carta. Frangino che fa rima con tovagliolino. Esatto. Si elimina il tappo e si procede con la mescita vera e propria del vino. Bene, quindi una quantità moderata. Si parla di degustazione spesso. Degustazione, quindi il cliente deve assaggiare, no, anche il vino, vedere se sentire, assaporare se è di proprio gusto, no? Assolutamente sì. La prima cosa che si fa è ovviamente odorare il vino a bicchiere fermo. Sì. E
poi si va a ossigenare il vino all'interno con le sue parti non volatili e si riodora. Si riodora. A questo punto è pronto per la degustazione? Assolutamente, prego. Come si tiene il bicchiere? Il calice? Dallo stelo. Ecco, si tiene dallo stelo, non in maniera... Per evitare di riscaldare. Ah, ecco, quindi allora... Nunc est bibendum. Salute. Grazie Federica. Di niente. Grazie all'Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Catania. Marketing manager della Arconvert, un'azienda che produce adesivi per le etichette dei vini, degli oli, la signora? Chiara Tomasi. Una prerogativa, grazie signora, una prerogativa particolare è quella che adesso vi facciamo vedere. Signora, ci fa vedere? Scopriamo un po' cosa succede. Noi abbiamo un'etichetta normale, per esempio di olio, è una specie di cosa magica, vediamo. L'olio si sparge. Su questa carta in particolare l'olio è una carta normale. L'olio, come vedete, viene assorbito dalla carta e lascia la macchia. Sul nostro prodotto Greaseproof, se noi mettiamo invece l'olio sul nostro prodotto Greaseproof, il prodotto respinge l'olio e passando semplicemente un tovagliolino di carta viene assorbito dal tovagliolino di carta non andando a macchiare l'etichetta. Voi di dove siete? Noi siamo un'azienda del gruppo Fedrigoni e abbiamo sede ad Arco di Trento, però siamo, diciamo, una multinazionale e siamo leader a livello globale appunto nel settore dei materiali autoadesivi per l'industria del labeling. Arconvert, qui alla fiera Expo Food & Wine. Entriamo all'interno dell'organizzazione dell'Expo Food & Wine con l'architetto consolo e la signora Ambra. Architetto, questi arredamenti, queste scenografie, da dove vengono e come sono state realizzate? Beh, abbiamo fatto degli incontri con la signora Ambra e da lì è nato poi tutta l'idea di realizzare il Food & Wine qui a Radice Pura. La location si presentava come un luogo fantastico, quindi l'importante era realizzare un elemento molto elegante che esaltasse il prodotto che veniva esposto, che era stato scelto comunque dall'organizzatrice. Mi auguro che siamo riusciti a creare un grande showroom e non una fiera, ma bensì un luogo dove si può respirare quello che è la realtà del cibo, del food, dei prodotti tipici siciliani che vengono poi esportati nel mondo. Signora Lamba, possiamo già tracciare un bilancio di questa edizione, com'è andata? Ancora mancano poche ore alla chiusura, siamo di domenica oggi, e cosa può dire in merito? Sicuramente il bilancio è positivo, non abbiamo ancora tirato fuori i numeri definitivi, però oltre 100 giornalisti accreditati, diverse delegazioni estere che sono venuti anche proprio perché interessati a quello che chiaramente è il prodotto, insomma l'eccellenza che siamo riusciti a comunicare grazie anche alla Progetto Eventi che ha realizzato tutti gli allestimenti, ma non è stata solo una realizzazione degli allestimenti, è stata proprio una partecipazione, una collaborazione, centrare nel vivo di Expo Food & Wine. Quindi una sinergia vincente. Il prossimo anno saremo ancora nuovamente a Giarre? Speriamo di sì, certo. Io mi auguro che tutto questo abbia dato modo alle persone di capire che Food & Wine è una realtà molto forte e noi siamo contenti di essere il loro partner, quindi speriamo che questa realtà continui e sia ancora più grande. Grazie allora alla signora Ambra e all'architetto Consolo e arrivederci alla prossima edizione.